Buonasera, buongiorno ragazzi, di ritorno dalla I Serie A, come vi avevo anticipato, quindi ho già riprovato alcune carte, qualcosa che mi ero perso in questi giorni, vi riparlo anche di Bassoni, Orban, la Rolf Appati, che ho provato oggi pomeriggio, vi lascio le clip e ci vediamo con la review. Ma questo qua cos'è, in esterno tipo? Ah, bravo però, bravo. Che forte quadretta, mi è sempre piaciuto. Vediamo questo. Sta Rolf è fino un peccato usare la terzina, però volevo la Sawa, tipo da me. Bravo Orban. Son Piot. Ragazzo, Son corre un botto. Perché non gli ha messo il tiro a giro, maledizione. Ah, ok. Bravo. Adesso Schweinsteiger è bello forte, mi sa. È arrivato l'anno anche di Schweinsteiger, pensa a te. Adesso Son corre un botto in confronto a quello che usavo io, madonna. Ah, tra l'altro sto Son ha le skill, non devo dimenticarmi. Mica, ma questo c'ha pure un bel R1. Ma sapete che messo al posto pure di Kimmich o di una Savoia ci sta sto Sebastian, anche solo per i playstyles. Perdi il dinamismo della Sawa, però. Storban è fortissimo, Dio caro. Se dobbiamo fare la sfilza di tutti i DC che ci sono, raga, cioè, sono tutti validi. Poi dipende come vi trovate voi. Per il prezzo, provatelo. Provalo, come dice Olli, il giocatore. Che forte, Bastiano. Che forte, sto Bastiano. Insomma, che lei le rompe veramente i coglioni pure. C'ha un bel R1 sto Schweinsteiger comunque pure. Ma è bello agile comunque, sì. Bravo. Bravo. Vada, mago. Ma che dovete fare con sto Penda se non metterlo a galoppare in fascia? No, niente. Oh, Penda. Che peccato che non mi hanno fatto sto Son col tiro a giro, madonna. Ma è proprio più veloce del mio. Ma insomma, che Lele comunque ne sa messo lì a fare legna. Bravo. Madonna, Penda, sveglia un attimo, zio. Ragazzo, Magelele, guardate come si muove veloce. Questo è un tumoraccio davanti alla difesa. Peccato che ha dei playstyle che non servono a niente. Guarda sto Magelele, oh. Guarda sto Magelele. Sì, zio, ricorda un po' Kanté, esatto. Bravo, Son. Bravissimo, che forte Bastian, bravissimo. Ma comunque anche sto Son, devo dire la verità, non è mica male, onesto. Bravo maestro. Ma sto Son è fortissimo, perché non gli ha messo il finesse? Dio caro, si muove benissimo questo Son. Bravo. A me piace troppo Sebastian invece, veramente forte. Ragazzo, quadrato pure è fortissimo, a me piace un botto, ma non posso sbloccare anche questo. Cioè, vedi, c'è troppi terzini, raga. Corri. Ah, vedi, il mago Penda va messo a far sta roba qua. Guarda qua come Piot. Bravo. Bravo. Bravo, quadra. Sta Rolfo pare un demone.
C'ha un bel doppio passo sto Penta, dai, non è male. Per giocare ignorante non è male. Bello piantato per terra. Eccoci ragazzi, queste le carte che ho testato oggi pomeriggio giovedì. Poi uscirò al secondo team, testeremo sicuramente qualcosa anche di quello. Vi porterò come sempre le review. Vi riparlo al volo anche di Bastoni, Orban, Felix e la Rolfo. Li metto vicini che sono quelli che diciamo si sono appati. Parto da Bastian Schweinsteiger, che ho provato quello col piede debole, che è quello che vi consiglio, perché come mi avevano un po' anticipato è veramente una gran bella bella carta e mi ha sorpreso veramente tanto. Facciamo solo una piccola premessa, non ho parlato di nuovo oggi in live. Raga, questo è un gioco dove ormai veramente quest'anno, grazie anche al meta, secondo me è molto aperto, come vi ho detto più volte, io non so più dove mettere le carte, nel senso che per ogni ruolo ho almeno 7-8 scelte valide, poi parleremo di Orban, di Bastoni eccetera. Quindi secondo me raga dobbiamo uscire un po' dal discorso è meglio quello, è meglio l'altro, ma più che tutto considerare se la carta di base è valida, come nel caso di questo Schweinsteiger, come nel caso di Bastoni, Orban e compagnia, e poi variare. Io per dirvi, questa settimana penso mi farò la VL con Wolf, quello del Borussia, l'ho fatta con Singo per non riusare Cafusero, Wolf per cambiare un po', vediamo come si comporta anche lui, perché c'è una varietà di carte valide ormai, che compri una carta dopo una settimana magari hai l'impressione che sia già vecchia, ma non è di fatto per forza così, c'è tanta scelta, traiamo il positivo da questa cosa e cerchiamo di variare il più possibile, almeno io voglio fare così. Questo Schweinsteiger, che non mi è piaciuto quanto Kimmich, che ritengo comunque superiore, se volete subito un meglio un peggio, ma questo è veramente un gran bel giocatore, innanzitutto per i playstyles, che lo sapete che io adoro questi playstyles a centrocampo, perché difende tanto questo Schweinsteiger, ha tanta CPU, nonostante stats ovunque abbastanza meh, però quest'anno le stats valgono fino a un certo punto, soprattutto con i playstyles, quindi lanci perfetti, driven e tutto quanto. Quello che mi ha sorpreso è che voi direte, ma non è pesante? No, cioè onestamente no, non è pesante. Con l'R1 va bene, sì, al tratto dell'R1 bianco, non oro ma bianco, ma anche palla al piede di normale, ovvio, non è Kimmich, che poi è un altro body type di contro, però vi giuro che non è per niente pesante. Io, ma anche voi se l'avete usato gli anni scorsi, questo è sempre stato una sorta di Ballack, per capirci. Ballack forse ancora più pesante, perché è più ancora imponente come body type, ma questo era molto vicino. E vi dico che invece quest'anno, anche per usarlo sia più difensivo, magari a stare dietro, ma anche poi ad andare ad attaccare, a infilarvi dentro l'area, anche i doppi passi, e tira molto bene grazie penso alla potenza tiro, soprattutto coi timed. Quindi veramente una bella carta che fa entrambe le fasi. Anche qua non state a fasciarvi la testa, raga, metto al posto della Sawa è meglio della Sawa, ognuno poi ha le sue peculiarità. La carta è valida, vi assicuro che farete lo stesso risultato sia con la Sawa che con Schweinsteiger, se vi piace la carta come è piaciuta a me. Quindi se vi va di provarlo, sappiate che avete un bel giocatore. Non so se ricapiterà di poter usare Schweinsteiger quest'anno, comunque sotto questo punto di vista hanno fatto un lavoro per me incredibile, perché veramente usare, poter dire queste cose di Schweinsteiger, di Socrates, di altre carte non è cosa da poco. Ombra come stile intesa. Bastoni Orban, allora io ve ne ho già parlati, ci sono le review sia di Bastoni, di Orban, di Rolfo e tutti quanti, Felix. Brevemente, lo sto riprovando, ci sto facendo levo, quindi ho scelto di farla per lui, quella che dà il più uno, perché io a Kanji mi piace tantissimo, è fortissimo anche contro, lo vedo, però a me piace, lo sapete, la gente con l'anticipate. Quindi se non sarà Bastoni vicino a Virgil, io prendo sempre Virgil, un altro sarà Orban, tutti e due fortissimi, questo per il prezzo impressionantemente valido, full automatico, mi piace tantissimo in velocità, mi piace nei contrasti, ovvio ci dovete mettere del vostro, questo in difesa ve l'ho detto tante volte, cioè potete anche giocare con 10 Virgil, ci dovete mettere del vostro in difesa, ma sono due carte incredibilmente valide che preferisco ad Akanji per il semplice motivo del procione. Non ho messo Buongiorno perché nonostante sia procionato pure lui, non mi piace, non vi so dire perché, cioè qualche animazione di tanto ambigua non mi piace quanto Bastoni Orban, quindi ho anche Buongiorno che è valido anche lui, ma non metterò lui. Uno dei due sceglierò dopo che avrò fatto la VL con Bastoni, anche se fra una settimana ci saranno altri 16 difensori centrali, quindi chissà chi userò. Felix l'ho provato giusto qualche partita, a me non fa impazzire raga, ma ve l'avevo detto già nella review, una cosa molto soggettiva, la carta è oggettivamente forte, valida da punta, gran finalizzazione, si muove bene nello stretto, bei passaggi, insomma una bella punta, un bel attaccante completo che può fare anche la TS e la TD, che può fare anche l'esterno. Se l'avete sbloccato, valutate di farci eventualmente levo, se non volete farla su un DC. A me
non piace, vi dico la verità, non rimpiango di non averlo sbloccato, ma è appunto una cosa personale. Cacciatore che non trovo in questo momento, eccolo qua come stile intesa. La Rolf l'ho riprovata, ve lo voglio parlare per un semplice motivo, perché io la userò terzina, perché l'ho riprovata da centrocampo. Io gioco 4-3, Kimmich basso che non cambio, e a destra un altro che sta dietro, diciamo, no? Con quello sinistra Zico, che è quello che si allarga, quello offensivo. Quindi, usando la centrocampo in quel ruolo, non sfrutto le sue doti offensive, che ci sono tantissime: piede debole, il tiro incredibile, nello stretto comunque buona, un ottimo R1, ma per come gioco io, quindi questo ragionamento che dovete fare, non la sfrutto lì. Solo i driven sfrutto, perché quello sì, ovviamente con la Sawa lì non puoi esagerare come puoi fare magari con la Rolf, ma a me quello che interessa chi gioca in quel ruolo lì è che deve rompere le scatole. La Sawa lo fa più di tutti secondo me, o comunque di quelli che ho provato, che sono tanti. Questa Rolf non è per l'aggressività, raga, perché comunque non è che la Sawa abbia, mi pare, 95 l'aggressività a memoria, cioè non è, ha un'aggressività molto più bassa, però lei ha quella CPU, vai a sapere sto gioco come programmato, ecco, 75, che sta da tutte le parti, mentre questa Rolf forte nei contrasti, col ping e pass può impostare tutto, però non trovo che rompa le scatole come deve. Allo stesso punto non la sfrutto in maniera offensiva, mentre da terzina la gioco a sinistra. Io, sapete, ve l'ho detto, attacco a sinistra col terzino sbloccato nel 4-3, quindi la vado a sfruttare molto di più. E la cosa che ho notato di più dopo l'app, oltre a una maggiore fluidità, è proprio la velocità, corre molto molto di più. Quindi la giocherò lì al momento a centrocampo. Io continuo a preferire la Sawa e la giocherò con Ombra. Giocatori che ho provato sono Openda, Makelele, Quadrado e Kimpembe. Allora, questo Son è fortissimo, fortissimo. Questi due qua erano molto simili al Pot, ma questo è tutta un'altra cosa. Il dribbling, l'upgrade, si sente tutto, è fluidissimo, sia con l'R1 sia nello stretto con la levetta e basta. Il tiro è quello di Son solito, pazzesco, ottimi anche i power shoot, che come sapete io sfrutto già tanto con l'Ame e con Berner. Quindi una gran bella punta, peccato non ha il tiro a giro. Il razzetto fa il suo dovere, perché corre molto di più, anche se ovviamente non è R9, però su questa cifra, insieme all'Am base, mi hanno detto che sono scesi molto, mentre ero via anche Ginola, tripla minaccia eccetera, è uno dei migliori. L'Am rimane più forte nello stretto, questo l'ho andato a prendere, come vi dico sempre, se siete un giocatore diverso, doppi passi, da usare anche in maniera un po' più ignorante, però veramente forte questo Son, veramente forte, piaciuto tantissimo. Chissà il Toz con tre playstyles, che spero avrà il tiro a giro. Io l'ho provato con cacciatore, se volete mettetegli motore, ma anche il Pot l'ho sempre usato con cacciatore. Openda, ho provato quello con le skill, quindi questo qua non è male anche lui. Sono tutti buoni queste carte, raga, io non prendetemi per pazzo, sono tutti buoni. Forte perché ha un bello sprint boost, perché regge fisicamente, perché corre tanto sul lungo, nello stretto è buono e ha un'ottima finalizzazione per essere ovviamente Openda, una carta da neanche 300k. Non lo sbloccherei, adesso arriviamo a Makelele, poi sarà più o meno lo stesso discorso, però la carta sapete che è valida. Se vi serve un esterno, per dire, ci sta meglio lui che spendere 800 per Coman, in my opinion. È una carta simpatica da usare, l'ho provato con finalizzatore, eccolo qua. Makelele, che dire di Makelele, è valido, raga, pure lui rompi i coglioni in una maniera disarmante in mezzo al campo. La tipologia di carte come Sien, ovviamente, però è un 4-5 questo qua, quindi molto meglio per il discorso passaggi, recupera centinaia di palloni ogni partita, instancabile, rompe veramente tanto. Non lo sbloccherei perché poi gli hanno messo, vabbè, il razzo lo rende magari un po' più veloce negli interventi, e gli hanno messo il mastino, che serve quel che serve, perché comunque Kimmich non lo levo. Preferisco Kimmich che difende leggermente meno, ma che, lo sapete, qualità passaggi, ping pass e passaggio alto. Però questo è valido, sappiate, è una carta valida, è una carta che se vi sbloccate per me vi troverete. Se volete un mediano puro, vecchio stile alla Kanté per capirci, che però in questa versione è 4-5, veramente molto molto forte anche lui. Quadrado, veramente molto forte, raga, carta incredibile, a me è piaciuto tantissimo pure lui, come un po' tutti Quadrado tutti gli anni, che al di fuori delle stats poi rendono veramente tanto. Palla al piede, praticamente un COC, non difenderà come Cafu, ma anche qua lo sapete, scegliete in base a quello che volete a destra. Io lo sapendo attacco più a sinistra, quindi a destra non è che mi interessa avere Quadrado, però è forte, molto. Lo sbloccherei, ma no, raga, perché c'ho Cafu, perché c'ho Singo, perché c'ho sto Wolf, non posso sbloccare 18 terzini, 18 difensori centrali, quindi lo lascerò lì. Sappiate che se vi interessa, per me è super promosso, 5-5, peccato la scivolata che lascio al tempo che trova, ma è veramente una bella carta. Potevano metterlo a 300, 320, raga, 500 comunque di sti tempi, per me rimane un po' troppo. Come stile potete andare tranquillamente su Sentinella, che non è questa qua, avete capito comunque quale intendo, quella che dà solo difesa e
fisico, che adesso non riesco a trovare, portate pazienza, però andrei su quella. Forte anche lui, forte anche Kimpembe. Non so, io sono quasi vergognato, ma è forte anche questo Kimpembe, che nonostante dei playstyles orribili, ho giocato anche contro gente valida. Non lo comprerei mai, perché tutti abbiamo dei DC e non credo che nessuno di voi mai comprerà questo Kimpembe, però è valido, automatico, buono negli interventi, una discreta velocità a muoversi anche con l'L2, ovviamente in velocità sul lungo, quindi anche lui una carta valida che non comprerei. Spero di non recensire più DC almeno per 40 giorni, ma non sarà così. Ci vediamo alla prossima review. Ragazzi, buon weekend a tutti, ovviamente. Prossimo video sul Team 2 dei Fitbirdie e vediamo cosa testeremo e quale altro campione DC toccherà stavolta essere provato.